La verità è che ogni volta che cominciamo un video non sappiamo mai che cosa succederà e come andrà a finire, perché poi succede praticamente di tutto. Stavolta invece abbiamo una certezza, che è qui dietro di me ed è lì in fondo, qualcosa di unico al mondo. Come volevasi dimostrare, che cosa succede? È arrivata la pioggia e il vento, e quindi vedete già è cambiato tutto quanto. Adesso stiamo scendendo a piedi direttamente dal monastero di Sumela e stiamo scendendo verso il Biagino che abbiamo lasciato a valle. Sono 4 km in discesa che abbiamo deciso di fare proprio a piedi. Peccato che poi arriva sempre la pioggia inaspettata. Vai anche. Non riesco neanche a me. Rosa su rosa. Oggi sono floreale, così per combattere il maltempo. Sta su da solo. Sembra il Canada, ma è sempre la Turchia. Perché il monastero di Sumela è dentro questo parco nazionale bellissimo. Salendo oggi dal parcheggio ti fanno salire con questi van organizzati e sali fino alla parte più alta. Però abbiamo visto la strada, era bellissima, quindi abbiamo deciso di farla a piedi nello scendere e fermarci a vedere tutti i vari scorci. Ma dici che in Canada ce li hanno i buchi? È un bel buco. Attenzione dove si mettono i piedi, sempre. Da qua forse si capisce un pochino meglio com'è la strada e la pendenza che c'è qui. Questa è la strada verso il monastero. Il video è cominciato lì sopra. C'è troppa acqua in questo posto. Sta scappando la pipì. Ma che curva che prende qua? Guarda là chi c'è! Se venite a Sumela, ragazzi, fatevi la passeggiata a scendere perché vale veramente la pena. In questo pezzo la strada si stringe un po', bisogna stare attenti. Lo accompagnano le cascate. In questo momento siamo proprio sotto il monastero, infatti si vedono le protezioni lì sopra, ma il monastero da qui non si vede. Siamo tornati all'ovile e che ovile! Qui abbiamo dormito stanotte. Questa qua è una strada secondaria, proprio a due passi dall'ingresso del parco nazionale. E tra l'altro questa stradina è tranquillissima perché non va da nessuna parte, perché lì è a fondo chiuso e quindi non è passato nessuno. Abbiamo dormito benissimo stanotte. Adesso è l'una e mezza, abbiamo una fame di quelle proprio pesanti. E però ci siamo quasi. Angela? Sì? Com'è la situation? Siamo quasi, quasi pronto. Ricettone di oggi. No, non lo dire! No! È nel libro di cucina, quindi nel nostro libro di cucina, che non abbiamo mai scritto, ma se ci fosse avrebbe queste tre pagine. Esatto, è una delle tre pagine, quindi riso che sta cuocendo fuori dal fuoco, qua riso bollito, e verdure con la salsa di pomodoro, quindi zucchine, melanzane, olive e la salsa di pomodoro. Vabbè, vabbè. Intanto qua è tornato l'olio
Non so se è extravergine, boh. Dal colore direi di no proprio. È perché c'è la bottiglia che è verde, quindi non sai esattamente il contenuto di che colore sia. E, però ecco, siamo in un paese dove si fa l'olio d'oliva extravergine, la Turchia, quindi è tornato. Per dovere di cronaca, è brutto, brutto ma buono. Abbiamo lasciato il parcheggio qui nel Parco Nazionale di Sumela e adesso stiamo andando verso Trebisonda. Quindi andiamo di nuovo sulla costa del Mar Nero. Magnato, abbiamo magnato? Sì. Abbondante, devo dire, tanto riso, ma un mappassone. Mamma mia, se ha fatto un tappo nello stomaco, mamma mia. Mappassone! Ma il mappassone. Il riso non si è cotto tanto bene stavolta, non si sa come mai, è venuta una palla. Vabbè. Adesso tutta discesa, fino a Trebisonda. Questa è facile. Siamo arrivati a Trebisonda ed è il caso di cominciare proprio con la specialità. Il simit di Trebisonda. Non so se è proprio una specialità o semplicemente se questo signore si chiama Trebisonda simit, però va bene così. Addetti. Cominciamo bene, dai. Buono, croccantino, salatino. Non è tanto diverso dagli altri. Però. Benvenuti! Un po' troppo duro perché la mascella mi fa tac tac. Anche se è a tono, con i colori della città, blu, arancione. Questo è arancione, sei vabbè, dubbio, a tono. Ci penso io. Vediamo, ok, quasi, molto bene. Sì, perfetto, sono i colori della squadra di calcio della città. Sì, qua c'è la passione per il calcio, per la squadra. Come si vede. Squadra? Trabzonspor. Una squadra che è un po' come una nave in una tempesta, come dice anche questo murales bellissimo come fatto nel 2020. Accanto di là vedete una moschea antica, storica, e tutto il centro invece si estende da questo lato, dove c'è questo parco che ricorda un po' un'atmosfera tipo messicana, questa bellissima piazza molto molto larga e verde e colorata. E tutti gli edifici poi attorno che fanno da contorno, tutti gli alberi, le panchine, tre persone sedute, c'è una bella vita anche qui. Questa è la via centrale dello shopping, dei negozi e dei ristoranti, e come non cascare lì con l'occhio? Come? Cioè, qui raggiungiamo dei record, Qui raggiungiamo dei record. Sarà largo mezzo metro e alto un metro e mezzo. Cioè, un mostro di kebab. Mamma mia. Le vie dello shopping a Trabzon si dividono in due. Si dividono in due. Da un lato quella, lo shopping più moderno, con i mercati più moderni, i costi più moderni, dall'altro invece mi hai fatto perdere, vedi? C'è da perdere la Trebisonda. C'è da perdere la Trebisonda qua, Hai finito di parlare in modo di dire. Comunque ragazzi, questa è la via del mercato, quella più antica, il bazar più antico, e guardate quanta gente c'è, dire che è lunedì, cioè no, turnica, cioè guarda qua. Un sacco di gente. Basta Angela, basta. Allora un giorno mi risposerò con quella una pagliettata gigante. Tutte le volte tra India, Turchia, sempre davanti a sti cosi. Sti cosi. Abbiamo dato. Ho detto che mi risposerò, ma non ho detto con chi è. Quindi stai attento a ciò che dici. Ci è rimasto male. È tornato l'olio, sono tornate le olive, questo è l'olivaro di fiducia, guardate ragazzi quante qualità, quanti colori di olive diverse, si parte dai 2,50 € al chilo, brava, che spettacolo.
momento shopping della frutta. Ci siamo fermati a comprare un po' di frutta. Frutta super estiva, non vedevamo l'ora. Ci sono le pesche, le albicocche. Facciamo 10 lire e 10 lire, un euro. Quindi mezzo chilo e mezzo chilo in pratica. Zona mercato del pesce. Ecco qua, il profumo non è terribile, cioè l'odore non è terribile, è abbastanza, perché è molto fresco. Siamo proprio di fronte al mare, vedete il mare è proprio oltre questa moschia dai 4 minareti. E questo è il pesce, partiamo praticamente dai 2,50 euro al chilo, questo qua. E poi si sale leggermente, 70-80, questi mega pescioloni che adesso non so sinceramente cosa siano, non intendendomene particolarmente, ecco. E questo, ecco. Beh, comunque è bello da vedere. Guarda là, il barbon. Guarda il barbon. È un barbon, cos'è? Una razza. Sì, gigante. È enorme. Barbon, barbon, cos'è? Barbon, barbon. Ah, un altro barbon. Barbin e barbon. Barbon. Ah, ok, ok. Ho sbagliato. Quella è la razza. Ok. Teshekur. Il più grande venditore di scopini di tutta la Turchia, il padre dello scopino. Merhaba, bellissimo. Very good. Nonostante i 4 km di stamattina in discesa ci abbiano messo a dura prova, abbiamo deciso di farne 2, ma in salita. Per cambiare, così compensiamo. Per vedere la città dall'alto, che merita, con tutto il mare sullo sfondo. E poi vi raccontiamo anche qualcosa in più su questa città, perché è molto interessante, soprattutto per la sua posizione. Trebisonda, tra l'altro, è un nome che richiama storie di viaggi, no? Io l'ho sempre vista come, no, la città più lontana della Turchia, quella più vicina all'Asia. E già lì, mi metteva, non so, un desiderio di scoprirla un giorno. Oggi siamo qua, in effetti, ecco, devo dire, primissima sensazione, non è che sia sto... Cioè, ti aspettavi un'altra cosa? Ecco, uno si aspetta qualcosa sempre, no, perché... È caricata di aspettative, di si carica. Di questa città. Quel poco che abbiamo visto per ora è questo, quindi una città molto moderna, molto... Sì. Popolata, molto viva, e però vediamo, ecco, si estende per diversi chilometri, ecco, non è soltanto questo centro, ma poi va oltre sulla costa, ci sono le parti, la parte più antica della città, che non è proprio qua, ma è un pochino più avanti, e probabilmente ci andremo domani. E tra l'altro anche il monastero di Sumela fa parte delle cose da vedere a Trebisonda, no? Perché la regione, quella di Trebisonda, questo è il capoluogo. E lì è stato uno spettacolo puro. Sì. Camminando si passa da questi posticini qua, da questo tripudio di zucchero, pistacchi, noccioline, dolci, dolciumi. Altro che abiti da sposa, guarda. Ecco, guarda, sarei cambio subito. Qua mi fermo anch'io, Quante torte ci sono! Eh sì. Vabbè, mi sa che a breve dobbiamo fare un ritocchino, insomma, alla giornata. Mangiare un dolcetto. Alla faccia dell'altalena XL ci sono su una decina di bambini. La salita è alla turca, ovviamente. Qui la pendenza è... No, vai giù dritto, guarda. Questa è la pendenza del 40. Noi per fare queste salite affrontiamo queste salite, sì, con una soda. Benzina, la nostra benzina. Soda al limone. Cicin. Gustosissima. Bottiglietta di vetro. Questa soda sta diventando, e sicuramente diventerà, come quella del Messico. Attenzione. Quale? Quella al mango. Ah, non era del Messico, Stati Uniti. L'Arizona. L'Arizona! Messico anche là. L'Arizona è del Messico, anche adesso se si chiama Arizona. Aspetta. Adesso abbiamo la... So good to luce. Arizona era un po' più facile, forse. Ok. Facciamo Arizona, dai. Su... So good lu cheshme. Congelata.
sentiamo anche l'acqua. Altra cosa very good della Turchia è che stiamo bevendo un sacco l'acqua delle fonti che troviamo, le fontanelle ovunque, ed è molto buona. Come sei conciato. Garantisce tutto lo stomaco mio. Gocciolante. E anche quello di Angela. Soprattutto il mio che è delicato. Ci siamo ricomposti un attimo dopo la salita impegnativa. Siamo arrivati sulla collina di Boztepe, che è la collina proprio sopra la città, dove hanno costruito questa bellissima passerella panoramica che fa tutto il giro. Adesso vediamo un po' cosa si vede. Da qua si vede già un lato della città. Vedete, allora stavamo cercando di capire dove abbiamo messo il biagino. Eccolo, allora, è più o meno qui, dove c'è un castello. Sì, dove c'è il castello di Trebisonda. Là sotto l'abbiamo parcheggiata. Tra l'altro un parcheggio coi fiocchi, un parcheggio proprio coi fiocchi. Allora si vede tutta la città da questo lato, di là dovrebbe esserci il porto e continua la passerella, quindi vediamo che vista c'è dall'altro lato. Comunque eccola, questa è Trebisonda dall'alto sul Mar Nero. Allora ragazzi, con questa bellissima vista su Trebisonda bisogna spiegare che cosa vuol dire l'espressione italiana perdere la Trebisonda. È un po' antica questa, sì, questo modo di dire, sì. Però beh, magari qualcuno lo conosce. Vuol dire perdersi, smarrirsi, perdere l'orientamento. Questo perché prima dell'avvento di Google Maps, quindi qualche anno fa, gli unici punti di riferimento che c'erano nella navigazione da Europa a Est, quindi all'Asia, erano le città marittime. Chiaramente Trebisonda era una delle città marittime più importanti su questa rotta, e quindi i marinai che non riuscivano più a vedere Trebisonda all'orizzonte sapevano che si erano praticamente persi, avevano sbagliato rotta e che probabilmente sarebbero andati a naufragarsi. Quindi da questo questa espressione molto 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 come interessante. Come sei saggio oggi, mi hai rubato il momento Angela. Sì, inviato Paolo da Trebisonda. Cosa stai facendo esattamente in questa posizione inconfondibile? Ma cosa stanno facendo qua sotto? Stai facendo l'umarella. L'umarella sulla passerella. Arisci. Che battutaccia! Lo so, è una battuta. Madonna. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, cioè, la Turchia è un cantiere a cielo aperto. Cioè, incredibile, dappertutto dove siamo stati è così, si lavoro costruisce, si lavora molto, sì, sì. Tra l'altro sì. Questa città, ma quante strade ci sono? Cioè ce n'è una in fondo che è quella che passa più esterna, un'altra che passa un po' più interna, ne stanno costruendo un'altra gigantesca qui sotto. Bah. Insomma, una serie di strade, chissà un perché. Crocevia così, ma perché è sempre stato così in realtà Trebisonda? Perché si trova proprio su in questa posizione. Ti è partito il momento Angela? Così. Così? Così, partito così. Non si può fermare. L'hai già fermato, vada, ha rovinato tutto. Me ne vado. È andato. Ha perso la Trebisonda anche lui. Vedi se la ritrova un attimo. Allora, praticamente questa città appunto era un punto di riferimento per i marinai, ma lo è sempre stato in passato, è passato nella storia più antica, ma anche nella storia più moderna. Adesso c'è appunto questa strada che costeggia tutta la costa del Mar Nero, arriva praticamente fino a Istanbul e un po' in Bulgaria, che passa proprio di qui. Quindi Trebisonda mantiene ancora oggi la sua posizione di punto di passaggio, di sosta, che è quello che l'ha fatta crescere come città e anche economicamente si continua anche oggi a sviluppare, anche perché appunto si trova su queste tratte non solo appunto via terra ma anche proprio marittime per i collegamenti marittimi qui sul Mar Nero. Brava Angela, mi è piaciuto. Complimenti. Posso aggiungere solo un'ultima cosa? Pure. Sì, che come tutte le città di porto, di passaggio, qui si sono riunite più culture, no, nel corso della storia. Cultura del marinaio, quello che passa, botte via, e poi va. E il marinaio di Trebisonda, Ti rovinare tutto, no. Intendevo dire che abbiamo visto appunto, ci sono i monasteri proprio perché qui c'erano delle comunità molto grandi, sia di greci che di armeni, che poi dopo la prima guerra mondiale si sono allontanati completamente da questa zona, sono stati mandati via da questa zona e quindi oggi rimangono pochissime tracce, come appunto il monastero di Sumela, altri monasteri che ci sono tutti in questa zona di Trebisonda e anche quelle che oggi sono diventate moschee, alcune in realtà in passato erano delle chiese o dei monasteri. Ciao! Ciao!
Comunque, dopo il passaggio dall'Asia all'Italia e dall'Italia all'Armenia, al freddo, a 2000 metri, siamo passati ai 1000 metri, 2000, poi siamo scesi, adesso siamo al mare, non ci capiamo più niente. Fa un caldo, che poi non è così caldo, ma è caldo, capito? Cioè, non so se sì. È così. Madonna, scendere è ancora più pesante, eh? Sembra che mi esca la rotula. È l'età quella. Anche là. È la pendenza. Momento chai in questo barettino, che è soprattutto per le donne, perché sono tutte donne sedute, vedete i tavolini, anche le cameriere sono donne. Dopo tutti i chai, diciamo, coi signori uomini un po' gè. Questo è più carino, eh? Sto bene. Bel chai qua per strada, sempre, vedete tavolini sul marciapiede accanto alla strada, in una delle zone un po' più tranquille della città, no? Qua c'è meno passaggio. Sta bene, tranquilli, c'hai un po' più grande anche del solito. Bella solita clessidra. Tra l'altro, visto che per, diciamo, rendere più carino questo coso della corrente, hanno dipinto tutto. Siamo un po' stanchini. Oggi è giornata intensa. Giusto un po'. Come detto all'inizio del video, poi noi non sappiamo mai che cosa ci aspetta, e oggi la cosa si conferma, perché non sappiamo se a breve saremo sotto una tempesta tropicale che si potrebbe abbattere nel giro di pochi minuti. Siamo comunque finiti in questo luogo, che è praticamente dietro il parcheggio del Biagino. Il Biagino è un pochino più avanti, c'è tutta questa tipo vallata in mezzo alla città che continua verso l'interno, e da un lato ha tutte le mura con il castello più avanti, e dall'altro questi bellissimi edifici, che tra l'altro ricordano vagamente qualcos'altro. Sì, sembra un po' la Baviera, no? O la Baviera! C'è sempre una Baviera! Contornate di legno scuro, vedi? Le case, ma sono bellissime, cioè non c'entrano niente. Trabzon è questo mix, intanto tuona, non so se si sente. Tutto ci sono i tuoni, vabbè. Comunque, magari allunghiamo, allunghiamo il passo un pochettino anche là. Dopo i 4 km di stamattina, e 2 e 2 sono altri 4, quindi minimo 8, minimo, più tutto il giro in centro, che siamo arrivati fino quasi al mare, però al mare era praticamente impossibile arrivare perché c'era di mezzo una superstrada enorme, alla fine non siamo andati, ma l'abbiamo visto dall'alto. Ah, quindi i chilometri li abbiamo fatti. Stanno andando da sole le gambe. Cioè, anche la lingua, veramente, vedete che adesso è partita. Noi siamo stanchi, diciamo, cose così, ci parte. Qua c'era un laghetto, un fiumiciattolo una volta, sì. Che adesso è sparito. Comunque, e questa è un'altra. Che c'è tutto il parco, adesso noi continuiamo parco. E arriviamo al Biagino, questo è bello. Ecco. Che abbiamo scoperto per caso questo parcheggio, che è in centro, ma è una zona tranquilla. Tranquillissima, in una via a fondo chiuso, spettacolare, in centro. Entro a sta città incasinatissima, qui è una cosa incredibile. Va bene, ora percorriamo la vallata. Adesso dobbiamo passare da quel buco, che è l'unico buco da cui si può passare attraverso questo muro, che è un muro di origini romane. Sì, fattoria a passare nel buco. Comunque, ci sono praticamente una caratteristica di Trabzon, è che ci sono queste cinte di mura che dividono la città in tre diverse parti: la parte più alta dove c'è la fortezza, la parte centrale e la parte più bassa, che è quella vicino al Mar Nero. Mi sa che questa è quella centrale. Qua siamo in quella centrale, sì, adesso ma sai che le cose tu le spieghi andiamo... bene. Grazie. Grazie. Comunque adesso andiamo nella parte più in alto, che è quella della fortezza. Siamo stanchi, guarda, non iniziamo a dire queste cose proprio. Perché tra l'altro poi sto buco non potevano farlo un po' più in basso? Hanno dovuto fare tutta la passerella anche qui, e vai di salita ancora una volta, come se non bastasse oggi, voglio dire. Che lamentore. Comunque siamo arrivati al buco e vedete, qua dal buco si vede tutto il parco sotto il castello, che è lì dietro. È carino. Abbiamo fatto tutta la vallata e siamo arrivati sotto il castello, vista da mille una notte, anche e soprattutto per lui. Per lui che tra l'altro ci ha ringraziato, perché veramente dormire così in centro a una città non è roba di tutti i giorni, e siamo molto contenti anche noi, perché tra l'altro la zona è tranquillissima, e come detto questa via proprio a fondo chiuso, quindi stanotte va a bomba e ne abbiamo bisogno.
cioè, io avrei dormito ovunque. Lo sappiamo. Mettiamolo tra parentesi. Questo lo sappiamo perfettamente. Ma Angela no. Io forse no, un po' meno. Hello. 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 YouTuber, Musa. Yeah. Hello, guys. What's your name? My name is Mert. Sizin nedir adınız? Ha? My name is... Your name? Paolo. Angela. Paolo. Where are you from? Yes. Italy. 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 Oh. This. Inzaghi. Bundan mı geldiniz? Inzaghi. Allah'ım. Inzaghi? Ah. Inter. Yok, Milan. 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 Inter Milan. In Milan. Yes, yes. Juve. Juve, Juventus. Hey. Juventus, Milan, Inter. Inter Milan? Evet. No. Bize her yer Trabzon. Trabzonspor. Evet. Very good. YouTube name? Beyond the Trip. Viaggio famoso. Very famous, famous. His name is Biagio. 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 Arabanın adı mı var? This. Very good. L'ultimo richiamo alla preghiera è finito, quindi anche noi siamo pronti per andare a letto. Ecco qui il Biagino, il parcheggio si è praticamente svuotato, è rimasto qualche minivan del giorno. Qua intanto Paolo sta sistemando tutto, quasi montato tutta la struttura. Sempre il momento del puzzle. Esatto, la parte centrale già montata, adesso manca questo pezzettino di qua. Puzzle entrato. E via, mettiamo i cuscini, copriamo tutto e siamo pronti per dormire. Giornata bella, intensa direi quella di bella, oggi. Bella, ti è uscito bella, bella. Bella. Bella intensa, vero, 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 mica Angela.